anche l'emozione di chi segue questo Teramo, non soltanto per lavoro ma anche con il cuore, il collega del Messaggero, un'emozione grandissima. Sicuramente, la seguo il Teramo dal 1965, 66, 67. Da quegli anni, mai mi sarei immaginato ormai dopo le ultime vicende che il Teramo un giorno potesse andare in Serie B. Secondo me un giorno ci faranno un film, perché dalla promozione in Serie B in pochi anni così, dopo essere falliti, è inconcepibile, sia la fantasia supera la realtà. Lavorativamente parlando, come hai visto oggi questa piazza? È una piazza meravigliosa, una piazza biancorossa, una piazza che voleva tutti i costi di sogno. Secondo me era già destino, era già segnata questa partita, questa promozione, perché il Teramo è stato più forte di tutti, della Lega, degli avversari e di tutto, della superbia degli avversari. Poi tra i gol, il gol di un teramano. Quello è una cosa che mi piace molto, che il sigillo, la ciliegina sulla torta, è proprio arrivata da un teramano che ha suggellato la vittoria, il passaggio in Serie B.